Buonasera, ben ritrovati con In Politica, il nostro percorso che ci porterà verso le elezioni che si terranno nella prossima primavera. Stasera abbiamo il privilegio di avere qui con noi uno dei candidati sindaci che per ora si è schierato sul campo di Siena, Fabio Piacciani, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera Aldo. Ecco, iniziamo questo nostro dialogo partendo dalla motivazione primaria che l'ha spinta a candidarsi. Se ho un'ora di tempo ve la spiego, no scherzo. La motivazione nasce da un impegno mio di natura civica che è avvenuto all'interno del mondo delle contrade. Questo impegno ha lasciato in me la certezza che la città, attraverso i propri cittadini, possa risollevarsi. Impegno e considerazione, scusa, che si è rafforzata nella crisi della politica partitica, dove prima per un verso, poi per un altro, le cose non hanno funzionato come ci si aspettava, e che poi è stata in qualche maniera, questa mia considerazione è stata arricchita dall'incontro con il Polo Civico, le sei associazioni che da ben prima di me ragionavano su come stare insieme e su come rappresentare la politica locale priva della partecipazione partitica, e quindi l'unione di queste due componenti, cioè il loro percorso e il mio percorso, ha fatto sì che si sia verificata questa opportunità. Ecco, come la vedi questa coabitazione con figure civiche, è vero, però di grande esperienza politica, perché ricordiamo nelle sei liste che la sostengono ci sono l'ex sindaco Piccini, l'ex assessore Sportelli, il consigliere comunale Pietro Staderini, comunque gente di esperienza. Sì, aggiungo anche Marignani, che è stato consigliere regionale, insomma, molte persone che hanno avuto indubbiamente incarichi politici di rilievo e che costituiscono una ricchezza per il Polo, perché ovviamente hanno esperienze di natura amministrativa che possono dare un contributo importante nella analisi delle problematiche che comunque un'amministrazione cittadina può portare. In più, la loro esperienza ovviamente personale fornisce un ulteriore contributo e metodo anche di analisi di tutto quello che succede intorno a noi in questo momento. Ecco, i suoi detrattori sostengono che abbiano mandato avanti lei, ma poi siano loro a giostrare la candidatura. Questa è una cosa della quale penso non mi libererò mai e non posso farci niente se la gente continuerà a pensare così. Io, come è noto, credo, insomma, oppure lo dico adesso, inizio un percorso da domani molto molto intenso di incontri all'interno dei quartieri, prima periferici e poi centrali della città. È una cosa che tutti noi abbiamo voluto, ma nella quale io personalmente credo molto, quindi mi metto anche a livello personale in gioco, metto la mia faccia. Credo questo sia un modo, non perché io abbia necessità di dimostrare niente a nessuno sotto questo aspetto, ma credo sia un modo ancora di più per rimarcare la mia assoluta indipendenza da considerazioni di questo tipo. Ecco, oltre a stupire per il suo impegno, perché comunque nessuno si aspettava che dopo una carriera professionale lontana da questo ambito, una carriera che l'aveva visto ai massimi di vertici del mondo contradaiolo, si impegnasse in politica, a stupire è stata anche la tempistica. Lei, a differenza di come fanno molti che scelgono l'autunno per candidarsi per la prossima primavera, ha scelto invece la primavera, quindi un anno di anticipo per entrare in campo. Come spiega questa scelta? In parte nasce anche dalla prima domanda o dalla seconda, non ricordo, quando dicevi questa variabile composizione del Polo e quindi la necessità anche di continuare intensamente e appunto in maniera costante un lavoro di analisi collettiva e di alla ricerca costantemente non solo di principi, questi se lo sono già dati le varie associazioni quando hanno deciso di dar via a questo progetto, ma soprattutto di concretezza nella
portare avanti l'azione politica, quindi è molto necessaria la condivisione continua e lo scambio continuo di visioni sulle varie problematiche. E poi anche una cosa personale, perché come hai detto io ho fatto tutt'altro nella mia vita, e approcciarsi a fare il sindaco in una città come Siena, piccola ma complessa, richiede una formazione, e credo che questo anno che precede le amministrative sia per me un anno formativo, affinché io non sia un sindaco approssimativo, ma sia un sindaco già sufficientemente formato per iniziare ad amministrare la città. Ecco, a oggi, 26 ottobre, lei praticamente non ha concorrenti, c'è Emanuele Montomoli in campo, però che la cui candidatura è appena abbozzata, ma poi non ci sono i grandi partiti. La stupisce questa cosa? Non troppo a Siena, perché i grandi partiti, ritorno all'analisi che ho fatto sulle mie motivazioni, sono veramente in difficoltà. Questa difficoltà nasce da problematiche che probabilmente riflettono anche ciò che avviene ovviamente a livello nazionale. I partiti politici hanno perso comunque la grande rappresentatività che avevano all'interno dei cittadini, insomma, nei confronti, scusa, dei cittadini. E quindi questa loro crisi, che è determinata da fattori diversi, poi ognuno ha i propri, parlo della sinistra e della destra, porta i partiti stessi ad essere poco produttivi e spesso ad essere ripiegati su se stessi alla ricerca di soluzioni che evidentemente non riescono facilmente a trovare. Quindi quello che una volta era un vantaggio, cioè una struttura partitica che esprimeva una linea di azione precisa e rapida, è diventato uno svantaggio e un modo per imbrigliare la politica stessa, proprio perché i partiti si avvolgono su se stessi alla ricerca della propria rappresentatività e non del bene comune o del bene della città. Ecco, lei, se non sbaglio, ha dichiarato di aver votato Azione. È un ammiccamento al terzo polo, oppure era una presa d'atto di quello che poi era un contesto diverso? Sì, allora diciamo, sono stato criticatissimo per questa mia esposizione, non tanto per il contenuto ma perché ovviamente e probabilmente posso aver sbagliato nella forma, nell'esprimere, no? D'altra parte va anche detto che tutti quelli che hanno partecipato all'elezione un partito l'hanno votato, per cui il fatto che io l'abbia esplicitato non credo sia un peccato, ma anzi sia un segno di trasparenza. Non c'è nessun ammiccamento, è solamente una formazione che per un periodo della mia vita, pur non avendone mai fatto parte, ho guardato con un certo interesse, perché aveva delle tematiche che si avvicinavano a considerazioni che possono, velatamente o in modo anche lato, però possono anche essere quelle che un polo civico può portare avanti, tipo l'essere molto concreti, l'essere attivi nel trovare soluzioni, premiare la competenza, tutte motivazioni che a mio avviso vanno ricercate e rappresentate. Ecco, lei su questo versante è stato abbastanza chiaro, però glielo voglio chiedere un'altra volta. Lei esclude che da qui a giugno, quando si voterà, i partiti, qualunque partito, non farà parte del suo percorso politico, chiamano? Sì, lo escludo, perché questa è stata la premessa che ha portato alla formazione del polo, ed è un continuo richiamo che viene fatto all'interno del polo stesso, per cui non c'è motivo che questa linea cambi. Ecco, invece, guardando un attimo allo scenario che la circonda, come vede, intanto partiamo dal centrodestra, perché per esempio oggi su Repubblica si fa riferimento al fatto che Fratelli d'Italia avrebbe già scelto un candidato e che non sarebbe De Mossi. Ma la posizione di Fratelli d'Italia, per quello che si è sentito dire, ma non ora, ma da diversi mesi, è quella di una difficoltà nella ricandidatura dell'attuale sindaco, da cui vari segnali hanno fatto vedere una presa di distanza più o meno marcata.
E credo che la linea sia questa, suppongo anche rafforzata dalla vittoria alle politiche nazionali. Per cui questo non mi stupisce e questo credo sia uno dei motivi per cui a livello del centrodestra non c'è una esternazione sul candidato. Per cui è probabile che questo avvenga, potrebbe anche essere che Montomoli possa collocarsi lì, d'altra parte anche Emanuele è stato piuttosto esplicito sul fatto che lui è piuttosto è disponibile, si è messo un po', come dire, sul mercato in attesa di una collocazione, per cui non mi stupisce se questo avviene. Per questo, per quanto riguarda la destra. Per quanto riguarda la sinistra, è evidente che lì sono le correnti interne precedenti, anche queste ovviamente al momento attuale, che hanno determinato una paralisi decisionale che rende l'involuzione di questo partito così evidente da non riuscire ad esprimere un candidato. Ecco, su larga scala sono pochissimi gli esempi di candidature totalmente civiche che hanno avuto successo. Come mai è convinto che invece la sua proposta possa essere vincente? Allora, prima di tutto perché siamo a Siena e Siena, a mio avviso, è, per la mia esperienza, è proprio l'archetipo della civicità. Non mi riferisco e non voglio mitizzare il mondo delle contrade, però dico anche che nella sua storia, nella sua tradizione, nelle sue istituzioni culturali, nelle sue accademie, è rappresentata l'anima della città, di una città così piccola. Cioè, se tutto questo che ho detto avviene in una grande realtà, una grande metropoli, si può diluire, ma in una piccola realtà come la nostra assume il significato di una concentrazione di civicità che deve solamente trovare il modo di esprimersi per dare il meglio di se stessa. Ecco, lei ha fatto un attimo un rapido escurso sulla sinistra, ma non la stupisce il fatto che una forza che ha dominato per 70 anni sia alla ricerca di un candidato e faccia fatica anche a individuare i nomi e sia totalmente disgregata, perché poi in fondo questo grande polo che doveva costruire lì si sta sgretolando pezzo dopo pezzo. Forse c'è il PD che regge, però poi intorno non c'è nulla. No, non mi stupisce perché vabbè, a livello nazionale non sta a me fare l'analisi di quello che è successo, ma è chiaro anche lì che si sono mossi con grande incertezza e hanno dato l'impressione proprio di non avere le idee assolutamente chiare. A livello locale si portano dietro una crisi cittadina che è stata tremenda e di cui paghiamo e pagheremo le conseguenze. Certamente non sono gli unici artefici, ma indubbiamente quello che è accaduto durante il loro governo, quello che è seguito, è difficile da dimenticare per i cittadini. E in più ho la sensazione che loro cerchino, come spesso accade, il salvatore della patria, l'uomo cioè che va bene a tutti e va bene a tutti anche quelli all'esterno. Ma questo, ritornando al concetto di civicità, non può accadere più. Bisogna levarsi dalla testa, e questo lo dico anche a chi ci ascolta, che verrà qualcuno dal cielo e ci salverà. Bisogna invece prendere consapevolezza che è dall'aumento delle nostre conoscenze e dal nostro impegno personale che si può salvare noi stessi e la comunità in cui viviamo. Ecco, questa era la prima parte di Visione Politica, o buona parte di essa, di Fabio Facciani. Ci troviamo fra poco, dopo la pubblicità, e parleremo di temi concreti entrando in quello che poi è il programma del candidato sindaco. Ben ritrovati con In Politica, abbiamo ascoltato la visione politica di Fabio Facciani, adesso andiamo ad ascoltare i nostri concittadini che chiedono di migliorare questa città in vari modi. Sentiamo il servizio che ha realizzato il nostro Pietro Federici. Prosegue il nostro viaggio per sapere, per scoprire quello che chiedono i cittadini al futuro sindaco e che cosa vogliono che faccia un possibile candidato sindaco. Ovviamente che si applichi alla buona amministrazione,
e cioè abbia cura del solito, della manutenzione degli edifici pubblici, delle strade, delle scuole in particolare, e della pulizia urbana e della pulizia della città. Certo, è difficile perché si nota un grosso, diciamo, imbarbarimento del comportamento. Lo dicevo proprio ieri, c'è una città tende a essere sporca, certamente più sporca di 10 anni fa. Si dovrebbe aumentare forse, probabilmente, il numero delle turbine, il numero dei vigili urbani. Qualche volta non si trova nessuno, si cerca un vigile, non si trova. Giorni fa trovavamo in Piazza del Campo un borsello e non sapevamo a chi consegnarlo. Insomma, sono queste cose che apparentemente piccole, ma insomma importanti per la vita della città. A volte la politica è abituata a ragionare per grandi temi, ma poi in realtà vediamo che i cittadini hanno bisogno di interventi concreti e magari che sono meno straordinari di quello che si può pensare. Quindi, intanto, qual è l'interpretazione oggi della città di Siena? È sempre quell'isola felice che era una volta e come alcune classifiche certificano ancora oggi, oppure è una città più normalizzata? È certamente una città più normalizzata per i motivi anche che si accennavano prima, cioè per una crisi che ha colpito fortemente alcune sue istituzioni, in particolare la banca, in particolare anche la fondazione che era collegata ad essa. E quindi è un momento di riorganizzazione, è un momento di riflessione, spesso è un momento anche di depressione, per cui è normale che la città si sia un po' spenta e anche alcune manifestazioni citate nel servizio sono segno di un degrado che è un degrado anche psicologico della nostra comunità, di una perdita di certezze, di non essere riusciti a ricostruire qualcosa che dia speranza. È del tutto vero che si deve partire dalle piccole cose. Io ho avuto un incontro con un commerciante recentemente che mi ha fatto degli esempi molto banali e che mi ha fatto capire che sì, i grandi temi sono importanti, ma per carità, va bene avere la visione di lungo periodo della città e sperare che magari si facciano grandi cose, però partiamo dalle piccole cose. Io credo, a questo credo fortemente, ecco, piccole cose vuol dire, banalmente dico una stupidaggine ovviamente, ma se capita di utilizzare i bagni pubblici e ci sono nelle risalite, molto spesso si pagano 50 centesimi, ma se uno non ha 50 centesimi non esiste niente lì accanto che possa cambiare soldi, dico una stupidaggine. Le biciclette che passano all'interno del corso spesso senza controllo e che creano qualche problema anche sia ai commercianti che ai cittadini. L'approdo che i turisti hanno al Campino sotto Fortezza, dove lì non esistono bagni, non esiste una struttura dove anche chi arriva possa, non so, avere un fasciatoio, più fasciatoio per cambiare un bambino. Cioè, l'ingresso alla città, cioè spesso le aiole che si trovano nelle rotatorie abbastanza trasandate e trascurate, quindi le piccole cose che poi fanno diventare grandi i progetti. Questo è anche il motivo per cui noi andiamo nei quartieri. Porto un esempio: durante una visita a Ravacciano, dove andrò appunto domani, i cittadini mi hanno detto uno dei problemi principali è la mancanza di un bagno nei giardini montagnani, essendo una popolazione spesso anziana, quella rimasta a Ravacciano, anche se recentemente ci sono diversi nuclei familiari, però evidentemente la mancanza di un bagno pubblico crea dei problemi di socialità, di socializzazione. Quindi sono proprio le piccole cose da cui dobbiamo partire per ricostruire noi stessi. Ecco, a
fatto riferimento in precedenza alle contrarie, un mondo che conosce benissimo. E questa è una domanda che le faccio prima di altre questioni. Quando la città è in difficoltà, tira per la giacca le contrarie. L'abbiamo visto anche recentemente quando c'è stata la prima riunione sulle bollette, c'erano tantissimi dirigenti contrari. Ma a suo modo di vedere è giusto che le contrarie entrino in gioco quando c'è bisogno? No, assolutamente no, perché nella mia esperienza la contrada deve fare la contrada. Che voglio dire? Che già se la contrada rappresenta in modo dignitoso se stessa e fa quello che deve fare sul territorio come socialità, come investimenti su se stessa, sia da un punto di vista strutturale ma anche da un punto di vista morale, ha già fatto tanto, perché sappiamo tutti che è un'unicità che ormai è formata da secoli e ci rappresenta abbastanza, anche se la città di Siena non è solo contrade. Ma poi va anche detto che questo modo di tirarle per la giacchetta le stressa fortemente e produce dei danni, perché le contrade non possono appunto vivere e respirare l'aria che sanno produrre, ma sono costrette ad occuparsi di temi che non sanno e non possono saper gestire, per cui inserirle forzatamente in meccanismi come quello ad esempio del caro bollette è a mio avviso una ricerca di un consenso nei confronti di un'operazione un po' strumentale che non fa bene né alla città né al mondo delle contrade. In queste settimane lei ha avuto modo di criticare a più riprese l'amministrazione comunale, l'ha fatto su ASP, l'ha fatto sul caro bollette. C'è un momento in cui però ha esortato il comune a fare un passo avanti, quando ha parlato del biotecnopolo, l'ha detto il comune deve essere socio fondatore di questa struttura che sorge da Siena. Come mai? Perché nasce un po' dall'esperienza che abbiamo avuto precedentemente con alcune istituzioni di cui poi il comune non ha avuto un fermo controllo. Qui si tratta di non fare un'ingerenza politica all'interno di una struttura tecnico-scientifica, ma di dare alla città la garanzia che tramite la sua rappresentanza, cioè il comune, ciò che avviene all'interno del biotecnopolo sia in qualche modo indirizzato per il bene della comunità stessa. Noi siamo stati i primi a dire che è necessario questo passaggio, che permetterà al comune di essere spettatore e anche attore di dinamiche che si svilupperanno all'interno di questa grande struttura, che per la verità ancora, per quanto auspicata, per quanto gradita, non ha un programma ben definito, e quindi è anche difficile capire quale sarà l'impatto da un punto di vista socio-economico del biotecnopolo all'interno della nostra comunità, pur riconoscendone l'immenso valore e la gratitudine, diciamo, anche per il fatto che è qui. Senza dimenticare che se è qui è anche perché all'interno della nostra realtà ci sono tante e antiche istituzioni e storie che riguardano il campo e il settore farmaceutico, anche attuali, che fanno naturalmente della nostra città un polo dove questo tema da sempre è sviluppato. La sua campagna di ascolto servirà a tratteggiare poi il programma elettorale che seguirà nei prossimi mesi, però c'è un punto che tanto la richiamerà all'ordine, è quello del Santa Maria della Scala. Fabio Facciani, che idea del Santa Maria della Scala, tenendo presente che oggi c'è una fondazione che, funzionante o non funzionante, comunque dà gli indirizzi? Allora, la fondazione è opportuno che ci sia e dovrebbe essere anche implementata in termini di capacità economica affinché possa realizzare quello che deve essere fatto. Quello che deve essere fatto, a nostro avviso, qual è? Quello di trasformare il Santa Maria della Scala in un polo dove si assiste alla e si vede, si visualizza la cultura, ma dove si produce anche cultura. Questo vuol dire che fare del Santa Maria della Scala e del territorio adiacente, delle strutture adiacenti, un polo dove si possono aggregare varie istituzioni che potrebbero essere sia di tipo culturale, parlo di alcune università, sia di tipo appunto museale, come già sono esistenti, e
fare in modo che chi arriva a Siena abbia questo grande contenitore dove è possibile visualizzare e studiare l'arte e la cultura è il nostro sogno. Per cui il progetto che abbiamo in testa da questo punto di vista è molto ambizioso e va al di là nella nostra visione di una, dell'analisi dell'attualità che comunque è molto scarna, è molto povera e la cosa peggiore è che allontana sempre di più questi spazi dal cittadino comune, no? Io ho studiato al Santa Maria della Scala, ho fatto l'esperienza in campo medico e il Santa Maria della Scala era vissuto intensamente dai cittadini perché c'era l'ospedale della città. Ecco, in questi decenni piano piano questi spazi si sono svuotati dell'anima dei senesi che finiscono per non sentire più questa struttura come appartenente a loro stessi e questo è anche un altro segnale su cui noi vorremmo lavorare. Ecco, lei ha parlato del Monte Paschi, ma prima del Monte Paschi c'è una crisi industriale che incombe, quella della Whirlpool. Lei è voluto scendere in piazza a fianco ai lavoratori e dimostrare un segno di presenza. Ecco, l'ha fatto Fabio Facciani sindaco, l'ha fatto Fabio Facciani cittadino. Allora, è chiaro che io sono andato lì come rappresentante del polo civico senese e quindi le due componenti erano unite nella mia presenza. Entrando nello specifico, la Whirlpool da quando è nata è stata un'azienda che ha attraversato alti e bassi in una maniera indicibile. Parlavo con degli operai che ormai sono in pensione, che ricordavano gli anni 80 quando c'erano in alcuni anni i tripli turni, praticamente l'azienda non si fermava mai e producevano centinaia di migliaia di pezzi e poi magari dopo due anni nuovamente c'era una crisi, la produzione scendeva, calava di due terzi o di tre quarti, quindi è stata sempre un'azienda che ha creato qualche problematicità nei confronti dei dipendenti. Penso che questo purtroppo sia abbastanza frequente o perlomeno possibile quando si parla di multinazionali. Certo è un tasto che è dolentissimo, prima di tutto per le 300 famiglie e forse anche di più, considerato l'indotto che vivono questo momento di grande incertezza senza fine. È l'unica realtà industriale di dimensioni diciamo considerevoli all'interno del nostro comune. E una cosa che credo il Comune debba fare in tutte le situazioni, mi riferisco anche in questa, ma parlo anche di altre situazioni tipo quella dei migranti, il Comune dovrebbe essere il centro di raccolta di pulsioni e di azioni, pur senza la pretesa che possano dipendere gli esiti da il Comune stesso, ma ovviamente il Comune deve essere il polo attrattore e il catalizzatore di dinamiche che possono trovare la portare alla soluzione di questi problemi. Ecco. Quindi l'invito che faccio all'attuale amministrazione è di calarsi ancora di più nelle realtà della città, non in modo spesso come è stato fatto, entrando a gamba tesa o cercando di prendere il posto di, ma invece assistendo, accompagnando, riflettendo, facendo da catalizzatore di altre parti. Ecco, nei confronti della Whirlpool deve essere costante l'attenzione del Comune con un tavolo di lavoro permanente. Ecco, per chiudere, la domanda va fatta sul Monte dei Paschi. Siena si è battuta per anni difendendo una percentuale, il 51%, poi si è visto che non serviva, si è passato altre percentuali e oggi si difende una banca che fondamentalmente porta la dicitura a Siena, ma oggi è dello Stato. Ha senso battagliare per questa realtà? Allora, ha senso se pensiamo ancora alle migliaia di posti di lavoro che gravano sulla nostra città e che quindi al pari della Whirlpool vanno difesi e vanno assistiti
contrattando o quantomeno insieme ad altre istituzioni, in particolare lo Stato, perché ormai è lo Stato che conduce i giochi, noi parlo come comunità senese, siamo tagliati completamente fuori, però questo tipo di interfaccia ci deve essere sempre proprio in difesa e in nome di chi come senese e come dipendente lavora ancora lì. Non ha senso se si pensa al futuro della banca, che probabilmente è una banca che anche per le operazioni fatte recentemente andrà incontro al suo destino, ormai sembra scritto, cioè quello di una vendita, perché tutto quello che è stato fatto sembra andare nella direzione richiesta a suo tempo da Unicredit per l'acquisto, oppure comunque un forte ridimensionamento sul mercato, ma certamente Siena non deve più spendere il proprio futuro sul Monte dei Paschi. Ecco, il 2023 sarà un anno decisivo sicuramente per il Monte dei Paschi, come lo sarà per le politiche della città. Ci saranno le elezioni, Fabio Pacciani sarà protagonista, avremo modo sicuramente di averlo qui il nostro ospite, lo ringraziamo e noi vi salutiamo e vi rimandiamo l'appuntamento a mercoledì prossimo. Grazie a voi.